Ragazzi, bentornati nella mia cantina Heavy Metal. Siamo ancora una volta in compagnia di una birra e quindi di un birrificio. Siamo nella Val di Chiana Senese, Torrita di Siena. Il birrificio è Saragiolino. Bene, il birrificio nasce più o meno nel 2012. In realtà i fratelli Andrea e Lorenzo Crociani iniziano a ringiovanire e a prendere possesso sostanzialmente della loro attività di famiglia, della loro azienda agricola familiare. Ebbene, attraverso poi un percorso di riconversione al biologico e di attenzione chiaramente alla materia prima, arrivano nel 2013 a definire un loro percorso imprenditoriale che oggi porta per l'appunto il nome di birrificio Saragiolino. Bene, loro ci hanno inviato alcuni campioni e oggi degusteremo uno di questi campioni. La birra in questione, e ve la faccio anche vedere, è questa qui, è la Viola. È una Belgian Strong Ale, birra ad alta fermentazione, 6.5 gradi alcolici come tenore alcolico. Ingredienti: orzo, proveniente chiaramente dall'azienda agricola di famiglia, zucchero candito, buccia d'arancia, luppolo e lievito. Beh, questa è la birra, ora la andrò a versare e cominceremo chiaramente la parte più interessante, la parte più ricca, cioè quella della degustazione. Beh, cominciamo, la verso e cominciamo ad apprezzare anche immediatamente due cose: analisi visiva, e quindi parliamo del colore e della bollicina. Intanto con i miei mega bicchieri ve la faccio vedere, la birra è questa. E allora iniziamo, qui siamo sull'ambra, dai riflessi dorati, ha una spuma, una bollicina se vogliamo, ma più che bollicina nel caso delle birre si diversifica questo tipo di analisi. La bollicina è una cosa, la spuma è un'altra. La spuma è mediamente persistente ed è una spuma che appare un po' gommosa, ma soprattutto la sua persistenza è definita, ben definita, sull'unghia, come si dice per l'appunto del bicchiere. Bene, l'analisi diciamo visiva è completata, lo porto al naso per carpirne le sue caratteristiche. Allora, subito viene fuori la buccia d'arancia amara, perché è diciamo l'ingrediente di speziatura che usa questa birra, e al naso viene fuori, si sente ed è ben definito. Però la parte agrumata in realtà non finisce qui, perché secondo me tira fuori anche una nota di mandarino un po' candito, ecco, mi viene da pensare ad una roba del genere, una buccia di mandarino un po' candita che tira fuori quella leggermente, quella dolcezza in più rispetto all'arancio che è un po' più agrume, ecco, mettiamola così, però racconta anche altro. Sì. Abbiamo due cose molto importanti, due cose interessanti. Secondo me ci sono due note pungenti, piccanti. La prima è una salinità leggermente accentuata, ma la seconda è una oliva verde che viene fuori, diciamo mischiandosi un po' con questo tipo di sapidità. Però ritengo, secondo me, e ora lo andremo a capire, che sono due caratteristiche queste che potranno essere maggiormente osservati e percepiti in retrospettiva. Beh, per l'appunto, iniziamo la parte di degustazione, iniziamo la parte di analisi gustativa e vediamo che cosa racconta questa birra. Sì, allora c'è tanto da dire, iniziamo. Bollicina, una bollicina che è esattamente come appare nel bicchiere, leggermente gommata, leggermente gommosa, è ben distribuita, fine, e questa sua gommosità la rende anche piacevole in bocca dal punto di vista tattico. Ma poi è una birra piena, una birra morbida, ha un corpo robusto ed è a tratti leggermente viscosa, diciamo questa viscosità
in qualche modo ha a che fare con la gommosità della bollicina. Comunque è una birra piena, ricca, che ti riempie la bocca e che la bevi con gusto. Ma due robe: ha sapore, è gustosa perché viene fuori anche quella parte che dicevo al naso, cioè la parte di salinità, di iodio, di sale, di sapidità, ed è abbastanza persistente. Faccio un altro sorso, faccio un'altra, diciamo, tirata gustativa per raccontarvi, vedere se vi posso dire qualche altra cosa. Sì, beh, direi che una cosa molto interessante è la sua retroolfattiva. Intanto mi conferma l'oliva, in retroolfattiva l'oliva è assolutamente confermata, ma poi tira fuori una leggerissima nota in termini tattili, quindi vellutata, un po' polverosa, un po' infarinata, che fa in modo di rendere questa birra qui un pochettino tannica, cioè tira fuori un po' quella astringenza in gusto olfattiva che secondo me ne aumenta un po' il suo valore complessivo, ecco, mettiamolo così. Beh, devo dire, un'ottima birra. Con che cosa la abbiniamo? Bene, facciamo così, allontaniamoci parecchio dal nostro territorio, allontaniamoci parecchio anche dalla Val di Chiana Senese e andiamo a finire in Oriente. Io direi, possiamo abbinare a questa birra qui, per le sue caratteristiche, un piatto orientale, un pollo alle mandorle, che sia, diciamo, di trasformazione affine più alla cultura cinese piuttosto che quella thailandese, fa poca differenza, purché ci sia il pollo e ci sia quella leggera nota amaricante delle mandorle che si adatta e si combina bene con questo tipo di birra. Bene ragazzi, la degustazione è finita, è conclusa, siamo per arrivare al periodo estivo sperando di poter uscire, quindi vi dico, viva il buon vino, ma come sempre, viva le buone birre artigianali. Salute!